trovati per la prima edizione del telegiornale Crisi politica in Germania e Germania stessa è disorientata dopo la rettura delle trattative per un governo di coalizione. Il presidente della Repubblica tedesca Steinmeier ha rivolto un appello a tutti i partiti chiedendo di trovare una soluzione politica e per il momento evita di pronunciare la parola elezioni, cosa che invece è di segno opposto arriva dalla cancelliera tedesca Angela Merkel che in una intervista alla rete pubblica nazionale lo ha detto chiaramente. Intanto il leader della SPD Martin Schulz dice di non temere nuove elezioni, ma non è disponibile per una nuova grossa coalizione. Il risultato elettorale di fine settembre è stata una chiara risposta dei tedeschi all'esperienza della grande coalizione. Col 14% in meno la Germania ha fatto capire di non voler più vedere una coalizione rosso e nera. Gli studenti del liceo artistico Sacro Cuore di Cerignola hanno protestato nella giornata di ieri per le strade cittadine, a meno di una settimana dal nubifragio che ha colpito la scuola, con gravi infiltrazioni che hanno reso completamente inagibile la struttura. Gli studenti hanno ottenuto un incontro con il sindaco locale Metta e li ha rassicurati sul fatto che saranno effettuati dei lavori. Infatti, da ieri in azione un tecnico del comune insieme ad altri della provincia di Foggia. Dopo le polemiche seguite al nubifragio con forti responsabilità da parte della provincia di Foggia, sembra che qualcosa si stia muovendo. Per il momento l'attività scolastica è sospesa almeno fino a domani, mercoledì, in attesa di novità che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Il presidente della giunta regionale pugliese, Michele Emiliano, è andato in audizione alla commissione consiliare bilancio della regione Puglia, mettendo in evidenza che c'è nella nostra regione uno dei migliori sistemi sanitari del paese, in particolare da Roma in giù. Tante sono le cose che si possono fare meglio. Tra l'altro, lo stesso Emiliano ha detto che ci sono situazioni di bilancio molto complesse che abbiamo affrontato risanando ogni passaggio. Alla fine vedremo quali saranno i numeri che sono importanti e determinanti, fermo restando che non posso non considerare la sofferenza degli operatori sanitari, perché i sistemi sono insufficienti e bisogna fare sempre meglio. In chiusura alla pagina sportiva, la Champions League, grande attesa questa sera allo stadio San Paolo di Napoli per la sfida tra Napoli e Shakhtar Donetsk. Gli azzurri di Sarri ci provano a rimanere in scia per quanto riguarda la qualificazione alla successiva fase della competizione europea. Il tecnico azzurro Sarri ha detto domani, cioè oggi, chi è più stanco cercheremo di alternarlo, ma ci sono 3-4 giocatori non alternabili. La classifica in Europa è difficile e la qualificazione non è completamente in mano nostra, ma mi aspetto cuore e anima perché non possiamo rischiare di uscire senza aver dato tutto. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, notizie e approfondimenti stasera alle 19. Buon proseguimento di giornata e a più tardi.